Appassionati di basket, gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palabasket Nando di Lio, dove è appena terminata la gara tra Olimpica e Ostuni, vinta dall'Olimpica 75-61. Siamo in compagnia del coach dell'Olimpica, Antonio Marra. Coach, innanzitutto complimenti per questa bella vittoria. Eravate in palla, si notava già dal primo quarto, avete portato a casa due punti pesantissimi contro la seconda della classe. Sì, io ho sempre detto che questa è una squadra che può giocare contro tutti. Soprattutto quando ci mette quell'anima, quella voglia di fare bene, di non distrarsi, e quindi oggi abbiamo iniziato benissimo, concentrati, ci mancava Visaggi con l'infortunio, è rientrato Rizzi che è un giocatore che secondo me ha delle qualità che può fare tanto per questa squadra, ci sono state le incomprensioni, le abbiamo risolte, quindi sono contento per lui che sia rientrato. Chiaramente sono contento anche per me, perché insomma è un giocatore che dice Rignola che può fare tanto in questa squadra. Poi la partita è andata bene sin dall'inizio, abbiamo difeso tantissimo, i primi due quarti ci siamo anche caricati di falli, questo è anche vero, e quindi abbiamo pagato un po' l'ultimo quarto con la situazione di falli, quattro falli Rubera, quattro falli Guglielmo, quattro falli Nicola e l'infortunio di Giovanni Romano che ci ha un pochettino spiazzati, però siamo stati forti a gestire queste situazioni. Siete entrati dalle vacanze col botto, vincendo contro la seconda della classe, squadra che aveva perso solo contro l'Udas. Che peso hanno per voi questi due punti? Ma è importantissimo, perché il nostro obiettivo è quello di farci entrare i playoff. Poi vincere con la seconda in classifica è motivo di orgoglio un po' per tutti quanti, soprattutto per noi che comunque abbiamo battuto una diretta concorrente all'Udas, e quindi penso che insomma gli abbiamo fatto anche noi un piccolo regalo di Natale, va? Loro l'hanno messo un po' sul piano fisico facendo un sacco di falli, come testimonia anche quello di Romano. Voi un po' in difesa concentrati, l'attacco 75 punti, erano la seconda miglior difesa del torneo, 75 punti fatti, non sono pochi. No, non sono pochi, considerando anche il fatto che abbiamo avuto momenti di stasi, momenti che non riusciamo a fare canestro, quando sono passati un po' di box one, hanno fatto un po' di zona, insomma hanno mischiato un po' le carte, lì abbiamo trovato un po', ci siamo un po' inceppati in attacco. Altrimenti penso che noi anche gli 80 punti, i 90 punti potevamo farli oggi. Però è chiaro, troviamo una squadra che difende forte, esperta, ci ha concesso poco, quindi quel poco che ci ha concesso siamo stati bravi a prenderci. Adesso smaltita questa vittoria, vi ricaricherete e affronterete il derby per la prima di andata contro Manfredonia, altra partita sicuramente difficile. Ogni partita ha una storia a sé, questa è una partita per noi importante, come lo sarà importante anche sabato prossimo. È sempre derby e niente. Cerchiamo adesso di recuperare un po' i cocci, come si dice, no? Un po' di acciacchi che ci sono in squadra, recupereremo un po' questa situazione e poi giocheremo come voglio, insomma, come dobbiamo fare, insomma, dare tutto, soprattutto con l'animo, col cuore. Grazie coach, complimenti. Siamo con il coach della cestistica Ostuni, Giuseppe Vozza. Coach, cosa è mancato per portare a casa questi due punti? Forse oggi anche un arbitraggio sfavorevole, lì è anche stato allontanato un po' dalla panchina. Il parquet di Cerignola è un po' sfortunato per voi, visto che la seconda sconfitta, la prima arrivata qui contro l'Udas. Sì, intanto noi non siamo imbattibili, nel senso che non lo eravamo neanche prima, e il nostro campionato non finisce stasera, perché una sconfitta nell'arco di un campionato ci può stare. Sicuramente abbiamo meritato di perdere, perché siamo stati passivi per 30 minuti e abbiamo subito comunque la loro aggressività, la loro forza, e sinceramente me l'aspettavo di trovare comunque una squadra come quella di Cerignola, alla quale faccio i complimenti, perché mi aspettavo comunque di trovare una squadra così dinamica. Il problema è che noi abbiamo avuto cattive percentuali in attacco e paghiamo anche una settimana, diciamo, decisamente pessima, perché abbiamo avuto 3-4 giocatori con la malattia, insomma, attuale, che è l'influenza, e abbiamo avuto un po' una settimana in ritardo. Siamo venuti qui e comunque consapevoli di poter vincere, solo che non ci siamo riusciti.
Sì, non eravate al completo, poi un po' l'inizio molle, soprattutto tanti canestri sbagliati sotto canestro. Queste forse possono essere le cose negative di questa gara che vi hanno portato a questa sconfitta. Ma il problema è quando poi non riesci a giocare nel modo in cui solitamente ti riesce, che arrivi ad avere anche problematiche di questo tipo. Noi stasera abbiamo sbagliato di tutto, da sotto canestro, fuori, tri liberi, però ci sta. Normalmente però queste cose le puoi sopperire difensivamente, e quindi arrivarti a giocare una partita nel finale non ci siamo riusciti. Eravamo scarichi dall'inizio, però ti ripeto, noi non eravamo i supereroi prima, non siamo adesso diventati di colpo dei brocchi. Dobbiamo semplicemente continuare a lavorare, perché i campionati si giocano nei playoff. Siamo ancora a gennaio, abbiamo 2 o 3 mesi per poter crescere, quindi speriamo, insomma, di perdere il meno possibile fino alla fine, e soprattutto di arrivare in condizioni in quel periodo. Si chiudete il girone di andata secondo in classifica con soli 2 sconfitte, l'obiettivo promozione resta sempre molto perseguibile. Avrei messo la firma all'inizio sul 13-2 con 2 sconfitte, le ho avute tutte e 2 qui, non è un campo che forse ci porta bene. Dell'arbitraggio non parlo, perché sinceramente, al di là di tutto, fa parte del gioco, quindi anche se secondo me, a mio avviso, è stato un po' troppo penalizzante per noi, però alla fine ci sta, e la devi accettare, e niente, andiamo avanti, ci prepariamo alla partita di Lecce, e poi abbiamo un ciclo di partite comunque difficili, dove abbiamo Castellaneta, Manfredonia, fino, insomma, ad arrivare all'altra Cerignola. Noi siamo qua, rimaniamo secondi, vogliamo rimanere secondi quantomeno, e poi vediamo. Se loro continuano a vincere, tanto di cappello, insomma, gli renderemo onore. Nella prossima incontrerete Lecce, penultimi in classifica, saranno 2 punti facili anche un po' per archiviare questa sconfitta bruciante oggi. Questa non l'archivi con la vittoria di Lecce, che comunque devi ancora giocartela, e speriamo, insomma, che arrivi subito. Te l'archivi con un po' di prestazioni, insomma, buone, come comunque abbiamo fatto nell'andata. Dobbiamo riprendere il cammino, appunto, non fare drammi, perché sarebbe assurdo, insomma, in questo momento. Grazie coach, in bocca al lupo. Siamo con Vincenzo Granato. Vincenzo, innanzitutto complimenti, è stata una vittoria meritata, col cuore, quanto l'aspettavate? La partita l'abbiamo preparata in settimana, eravamo molto carichi, Rosario anche è venuto da Capo d'Orlando per le vacanze, ci ha trasmesso parecchia grinta. La settimana non l'abbiamo passata nel migliore dei modi, perché venivamo da un amichevole in cui Ciccio Visaggio, che saluto, ha avuto un grave infortunio, si è rotto una costola, quindi siamo dovuti correre ai ripari con Domenico, che oggi so che ha dato il massimo e ha bisogno anche lui di carburare. La soddisfazione è immensa, perché la squadra è una delle prime a Cerignola. Io l'ho incontrata con l'Adria e lì purtroppo l'abbiamo presa, perché eravamo preparati male, ma qui se ne tornano loro un po'. Anzi, devo dirlo, perché comunque la partita sarà scorretta da certi giocatori, cioè il comportamento sarà scorretto. Hanno cercato di metterla sul lato mentale, perché loro sono esperti, hanno Morena, De Leonardis, Tarzanella. Hanno cercato di metterla sul lato mentale, vedendo che noi siamo giovani, che magari perdevamo noi la testa. Alla fine la partita l'abbiamo portata a casa noi, i 2 punti anche, più 20 siamo noi. Ecco, è stata una partita molto fisica, loro appunto l'hanno messa un po' sul piano fisico. Voi dal campo come siete riusciti a gestire questa situazione? Inizialmente è proprio quello che, cioè è proprio lì che abbiamo rischiato, perché comunque la preoccupazione sarà tanta per Giovanni, anche per Nicola. Non sto qui a raccontare adesso i gesti che hanno fatto, perché non sono assolutamente nelle condizioni. Diciamo che comunque la partita sarà vinta e basta, mi limito a dire solo questo. A livello personale hai fatto una gran prestazione, 13 punti, una tripla, una bella schiacciata, difficile pretendere di più in una gara contro la seconda della classe. No, diciamo che la tripla è stata fortunatissima per chi ha visto la partita, quindi non diamola per scontata. Sì, sono contento, però io sono molto severo con me stesso, perché vorrei pretendere molto di più. Accontentiamoci per oggi, appunto, perché lo Stuni va bene così. Nella prossima incontrerete Manfredonia, il derby, saranno altri 2 punti importanti per continuare a percorrere e inseguire i playoff. Sì, infatti, noi pensiamo partita per partita, settimana per settimana, quindi il Manfredonia è tosta, si è rinforzata anche. Quando sono andati loro a giocare a Manfredonia erano privi di Monier, e oggi, cioè domenica prossima, sabato, lo rincontriamo. Sarà tosta anche quella. Il campionato di Serie C purtroppo è così.
Ok, grazie Vincenzo, in bocca al lupo e complimenti. Grazie.